Il mondo nella mia mente è sempre stato più interessante del mondo in cui vivevo. Mio padre mi ha fatto conoscere molti film classici. Mi sono detto, puoi mettere su uno schermo quello che hai in testa e far sì che la gente lo guardi? Ho studiato arte e ho frequentato la New York Film Academy e la Vancouver Film School. Un mio collega ha avviato una società di produzione qui a Dubai, così mi sono trasferito. Ho trascorso 8-9 anni a dirigere e produrre spot televisivi nella regione. In quel periodo uno studio americano ha girato qui il film Siriana e ho lavorato anche lì. Ho visto come vengono realizzati i film in studio, ma non faceva per me. Non era il motivo per cui volevo lavorare in questo settore. Poi ho prodotto un film emiratino intitolato Sea Shadow ed è stata un'esperienza incredibile. Questo è il cinema che voglio fare, cinema indipendente. Ci si sente parte della narrazione, dello sviluppo creativo del film. Partire da una pagina bianca e poi improvvisamente costruire un mondo pieno di personaggi ed eventi e vedere come si trasforma in una storia completa è come avere un bambino. E questa è solo la prima fase. Poiché di solito nei film indie i soldi sono pochi, non hai idea di quello che dovrai fare nel corso della produzione. A volte fai il lavoro di 2 o 3 persone, ma lo stress, unito alla passione e all'amore per quello che fai, crea qualcosa di avvincente. Ho avuto la fortuna di lavorare a film che hanno partecipato a dei festival. Quando ti ho visto al Festival di Toronto e alla Berlinale, The Worthy al Festival di Londra e Zinzana al Fantastic Fest. La mia prima esperienza come scrittore e regista è stato il cortometraggio In Overtime. È stato presentato in anteprima alla Mostra di Venezia, poi a Dubai, dove ha vinto la menzione della giuria. Il primo lungometraggio che ho scritto, prodotto, diretto e interpretato è stato Bloodline. È stato un successo. Poi sono tornato alla produzione. Ho avuto l'opportunità di unirmi a Imagination per lavorare a Watcher. L'hanno selezionato tra i film in concorso al Sundance, un'impresa incredibile. È già uscito nelle sale. E questa è un'altra esperienza, vedere il film in sala, con gente che ha comprato il biglietto. È un grande onore. Naturalmente molte persone non ti riconoscono, ma tu sei lì che cammini, orgoglioso di te stesso. Hai un gran sorriso sul viso e nessuno sa perché, e pensano che tu sia pazzo. Probabilmente è un regista appena uscito da una sala dove davano un suo film.